Sicuramente non sono anni gloriosi per i mercati, noi siamo un'azienda completamente orientata a questo format, ma devo dire che abbiamo avuto buone soddisfazioni, buone riprese soprattutto nei punti vendita che abbiamo riorganizzato e le nuove aperture. Il 2017 è in linea col mercato, non siamo tendenzialmente con gli stessi valori di tutti gli altri, non si brilla, però diciamo che ci troviamo in una fase dove Bennett ha ristrutturato in questi ultimi 2 anni 32 punti vendita e abbiamo ottime risposte su questi punti vendita, mentre il restante della rete è in linea col mercato. Siamo in crescita, da giugno in poi abbiamo visto dei segni positivi dei nostri andamenti, questo ci fa ben sperare per il futuro, per il 2017. I nostri punti di forza quest'anno sono tutti i 32 punti vendita che abbiamo rinnovati, che l'anno prossimo andranno a regime tutti quanti. E lì proprio abbiamo cambiato l'impostazione di Bennett e del rapporto tra food e no food e assortimento no food. Questo è un punto di vendita, sono 6.500 metri quadri, è una piastra importante rispetto a come sta il mercato, noi crediamo ancora in questa formula, non più grossa, e la forza di questo punto vendita sarà la viabilità e la fruibilità. Abbiamo fatto un grosso lavoro assortimentale, di layout e di format di punto vendita. L'assortimento, avremo un assortimento molto profondo a livello di food, andiamo da un'estensione della nostra private label alla presenza dei marchi leader, ma hanno un forte orientamento ai prodotti biologici, salutistici e forte presenza di prodotti territoriali. Abbiamo completato la nostra gamma con dei prodotti premium definiti selezione gourmet. Diciamo che è il nuovo elemento di modernità della grande distribuzione, il ritiro click and collect. Questo è il nostro quarto punto vendita, sono tutti in fase di crescita, stiamo notando dei buoni risultati soprattutto sui nostri magazzini storici dove abbiamo aperto la formula Drive, l'anno prossimo saremo in proiezione e ne apriamo una decina.